Care amiche e cari amici del Clan Georgici, ben ritrovati nel nostro vivaio anche oggi. Vi voglio parlare non tanto di una pianta, ma di un parassita che soprattutto nel periodo primaverile può attaccare le ornamentali. Quindi indossate le vostre lenti, i vostri occhiali magnifier, perché appena dopo la sigla vi parlo degli afidi. Gli afidi sono conosciuti anche come pidocchi delle piante, fanno parte della classe degli insetti. Gli insetti, cominciamo un pochino anche a conoscere le basi dell'entomologia, li distinguiamo per avere sei zampe, quindi tre paia di zampe, e il corpo diviso normalmente in tre parti, capo, torace e addome. Esistono più di 2000 specie di afidi. Se volete approfondire un attimino il discorso tassonomico, vi invito a leggere il post che abbiamo scritto nel nostro blog, dove vado un attimo più nel dettaglio. Quello che mi preme in questo video è, in maniera molto breve e concisa, illustrarvi un pochino le caratteristiche di questo parassita. Conosci il tuo nemico per combatterlo, come si suol dire, e poi vedremo i metodi di lotta che possiamo praticare per debellarlo con successo. Sono degli insetti che mostrano un certo, come si dice, polimorfismo, sia quindi una differenza leggera di forma e di aspetto, sia tra maschi e femmine, sia anche tra individui appartenenti alla stessa specie. Alcuni sono atteri, quindi senza ali, alcuni individui invece si presentano alati. Variabile anche il colore di questi pidocchi, possono essere bianchi, verdi, arancio, rossi, neri, colore violaceo scuro. Una cosa piuttosto curiosa che mi permetto un attimo di approfondire è la questione delle deiezioni di questi insetti, che è la cosiddetta melata, quella sostanza zuccherina appiccicosa che, se parcheggiate nella stagione sbagliata l'auto sotto delle piante ad esempio di tiglio, vi ritrovate tutto il vetro bello appiccicoso. Questa sostanza è proprio un prodotto di scarto dell'apparato digerente degli afidi. Siccome inizialmente credevo che il miele di melata venisse fatto direttamente con la melata degli afidi, non l'ho mai mangiato perché dicevo va bene tutto, però mangiare le deiezioni degli insetti non mi piace. Invece ho poi scoperto che laddove ci sono pochi fiori, poco polline da andare un attimino a raccogliere, le api spesso, in alternativa al nettare, trovano nella melata una sostanza zuccherina di cui nutrirsi, e il miele poi che viene prodotto a partire da queste api viene cosiddetto miele di melata. Alla base della produzione di melata c'è un discorso che riguarda il comportamento alimentare dell'afide, che è un organismo fitomizzo, ovvero si nutre della linfa delle piante andando a suggerla direttamente dai vasi linfatici, in particolare dal floema, e poi si nutre anche di alcuni succhi cellulari. Quando abbiamo parlato della fotosintesi clorofilliana, abbiamo visto come la molecola energetica sintetizzata dalle piante a partire dalla fotosintesi è proprio uno zucchero. Conseguentemente la linfa è una sostanza molto ricca in zuccheri e relativamente più povera invece di aminoacidi, quindi di proteine. Per cui la dieta dell'afide è molto squilibrata verso gli zuccheri, e per compensare questa cosa e bilanciare l'equilibrio tra glucosio e aminoacidi, c'è nel suo apparato digerente, nel tratto intestinale, una sorta di bypass con un sistema di dialisi, dove vengono prelevate dal sistema digerente la parte di acqua e sostanze zuccherine disciolte, che viene mandata direttamente all'ano, dove vengono espulse queste goccioline di melata e non entrano quindi a far parte del processo digestivo. Scusate questo discorso di melata, no, lo volevo comunque fare perché ci sono poi dei danni indiretti portati da questa conseguenza, dalla creazione della melata,
che riguardano ad esempio l'arrivo di funghi saprofiti come le fumagini, magari ne parliamo più specificatamente verso la fine del video. Una buona notizia è che gli afidi sono facilmente osservabili ad occhio nudo sulle piante, e quindi magari con l'ausilio di un paio di occhiali come scherzosamente prima vi ho fatto vedere, o con delle piccole lenti come questa, potrete sicuramente anche approfondire la conoscenza di questo parassita, riuscite davvero a distinguerne bene anche tutte le parti. Ma al di là di quello, la cosa, dicevamo, importante è il comportamento alimentare che ha. Il suo apparato boccale è provvisto di un rostro, di uno stiletto, quindi di una sorta di siringa che, al pari, diciamo, molto similmente a quello di una zanzara, va a bucare i tessuti della pianta fino a raggiungere i vasi linfatici o, come dicevamo, i succhi cellulari, e poi sugge queste sostanze per nutrirsene. I danni quindi diretti sulle piante sono provocati da queste punture e soprattutto dalla secrezione di saliva nel momento in cui l'afide va a pungere i tessuti della pianta. Ebbene, queste sostanze salivari provocano molto spesso delle deformazioni fogliari, soprattutto quando poi i germogli si aprono, deformazione anche degli apparati floreali, possono provocare sicuramente la formazione molto spesso di galle, quindi quelle palline che a volte vedete attaccate alle lamine fogliari, molto spesso sono provocate da punture di afidi, tant'è che esistono proprio degli afidi cosiddetti galligeni. Un altro danno indotto dalle punture degli afidi è l'aumento dell'attività respiratoria della pianta, con conseguente sforzo, affaticamento. Ricordiamo che la pianta fa la fotosintesi clorofilliana solo nelle ore di luce. Quando la pianta è in assenza di luce, si innesca invece un ciclo inverso che è chiamato respirazione. La respirazione consente alla pianta di bruciare le molecole di glucosio che sono state prodotte con la fotosintesi e di liberare l'energia che occorre per l'accrescimento, per il fabbisogno fisiologico. Ecco, questo l'ho voluto specificare perché si parla sempre della proprietà delle piante di produrre ossigeno attraverso la fotosintesi clorofilliana, ma per completezza di informazione questa è solo metà della storia, cioè nelle ore di buio le piante fanno esattamente quello che fanno gli animali come noi, ed ecco perché il termine respirazione ricorre anche proprio nella funzionalità degli animali come l'uomo, quindi vengono bruciati zuccheri per produrre energia, e ovviamente la sostanza di scarto non è più l'ossigeno come nella fotosintesi clorofilliana, ma al pari della nostra respirazione è l'anidride carbonica. Anche qua un giorno dedicheremo un bel video di approfondimento, non vi dovete spaventare, è vero che di notte le piante emettono anidride carbonica e utilizzano ossigeno, ma in una quantità talmente infinitesima da non provocare alcun problema di respirazione a chi sta nel letto a dormire. Ricordatevi solo che l'ossigeno che una pianta è in grado di produrre durante le ore di luce è molto molto più abbondante rispetto a quello che viene prelevato durante la fase notturna di respirazione. L'altro vantaggio nel contrastare gli afidi è dato dal fatto che sono degli individui tutto sommato poco mobili, quindi colonizzano le parti più tenere, più giovani delle piante. Ecco perché è soprattutto in questa stagione che li vediamo aggredire le ornamentali, e vanno proprio a posizionarsi su questi tessuti turgidi, teneri, ma proprio perché il loro stiletto buca questi tessuti molto più facilmente, e quindi l'alimentazione risulta un processo meno complicato. Li troverete molto spesso addensati in colonie, e questo riguarda anche un pochino la loro abitudine in termini di riproduzione. La vera e propria riproduzione sessuata, quindi con un incontro di materiale genetico tra un padre e una madre, c'è, diciamo, in via principale una volta all'anno, e serve a produrre le uova che sverneranno durante la stagione fredda e si schiuderanno poi alla primavera successiva. Durante la primavera invece ci sono numerosi cicli che si avvicendano, ci sono queste femmine che continuano a produrre prole anche per 20-30 volte in una stagione,
e lo fanno tra l'altro per partenogenesi, quindi depositando delle uova che, pur non essendo state fecondate da un padre, possono comunque originare dei nuovi individui. C'è peraltro un altro danno indiretto spesso legato alle punture degli afidi, che è la trasmissione di virosi alle piante. Quindi questi afidi, passando da una pianta all'altra, possono infettare con un virus diversi individui. Ad esempio, c'è un virus molto famoso soprattutto sugli agrumi, il virus della tristezza, che viene proprio trasportato da un afide. Sono quindi degli animali, possiamo dire, piuttosto sociali, amano stare in questi gruppi, e non è raro vedere formiche che girano tra gli afidi, ovviamente attratte dalla melata, da questa sostanza zuccherina di cui sono ghiotte. Ma diciamo che si crea anche una certa simbiosi in questo microcosmo, e le formiche diventano degli alleati utili per gli afidi perché tengono lontani i predatori degli stessi. Quindi abbiamo detto prima che i danni un pochino più visibili sulle nostre piante sono queste galle, questi arricciamenti, queste deformazioni dei germogli e dei boccioli florali, soprattutto una volta che si sono aperti. Possiamo anche spesso trovare delle maculature, delle clorosi sulle foglie che sono state colpite dagli afidi. La buona notizia è che molto 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 raramente un attacco di afidi può indurre a morienza un individuo, una pianta. Dobbiamo proprio abbandonarla a se stessa, lasciarla trinciare dagli afidi perché avvenga ciò. Il più delle volte si hanno dei disseccamenti a livello di parti della pianta, quindi magari il germoglio colpito, il bocciolo colonizzato. Vediamo ora, in questa seconda parte del video, come debellare gli afidi quando presenti sulle nostre piante. Come sempre, la prima fase della lotta inizia a monte con tutto quello che possiamo fare per prevenire il problema, e qua vi dico che piante sane, ben nutrite, sono sicuramente meno inclini ad essere attaccati da parassiti e tra loro sicuramente dagli afidi. Quindi vi ricordo di concimare regolarmente le vostre piante, cercate di evitare momenti di stress, e nel caso in cui questi avvengano, riparate subito intervenendo magari con dei biostimolanti per ridare un pochino di vigore alle piante. Se vi ricordate, infatti, nel video in cui abbiamo trattato l'argomento delle concimazioni, in particolare dei macroelementi, abbiamo visto come taluni di questi elementi siano particolarmente coinvolti nell'aumento, nel rafforzamento delle difese naturali delle piante. In ambito agrario poi si sta affermando sempre di più la lotta biologica, utilizzando quelli che in natura sono i predatori naturali di questi afidi. È chiaro che si tratta di una soluzione che ha un senso sia economico che di gestione su colture, diciamo, di una certa estensione. Lo ha ovviamente meno nell'ambito domestico, nell'ambito privato, ma è bene ricordare che sono delle soluzioni molto promettenti e già largamente impiegate. Partirei quindi con i metodi di lotta un pochino più blandi, andando via via verso quelli più strong, e ovviamente consiglio questi prodotti parallelamente col grado di infestazione sulla pianta. Cioè, possiamo utilizzare i metodi più naturali, meno aggressivi, anche meno tossici su infestazioni primordiali o in pre-emergenza. Quando abbiamo invece delle colonizzazioni piuttosto cospicue di parassiti sulle piante, ahimè, dal mio punto di vista è bene fare degli interventi con dei prodotti un pochino più consistenti, di natura chimica. E il primo prodotto di cui vi voglio parlare, che va molto bene in fase preventiva o all'inizio proprio dell'infestazione, quindi quando contiamo alcune unità di individui sulla pianta, è il sapone molle. Io utilizzo questo di Cifo, sapete essere un'azienda a me molto cara. C'è un po' di confusione sulle informazioni riguardanti il sapone molle nel web, eccetera. Voglio essere preciso: il sapone molle non ha un principio attivo che
distrugge gli afidi, avvelena gli afidi o gli insetti in generale. Il sapone molle induce, stimola nella pianta la produzione di difese naturali, quindi è un contrasto indiretto degli afidi, ma è molto efficace, come dicevo, all'inizio della stagione primaverile, quando, ragazzi, lo so che tutte le volte a metà aprile le mie rose prendono gli afidi. Bene, iniziare degli interventi col sapone molle in pre-emergenza sicuramente doterà la pianta di una arma in più, di uno scudo in più per difendersi dall'arrivo di questi parassiti. È anche molto efficace, come dicevo, all'inizio dell'infestazione, quando contiamo 4, 5, 6, 10 afidi sui nostri germogli, sulle nostre foglie, possiamo in prima istanza sicuramente fare un tentativo con sapone molle e vedere se in questo modo riusciamo ad allontanarli. Per infestazioni iniziali contenute, un ottimo prodotto che possiamo utilizzare è un prodotto insetticida a base di olio di neem. L'olio di neem si ottiene a partire dalla spremitura dei semi di una pianta che si chiama Azadirachta indica o albero del neem, ed è questa sostanza particolarmente ricca di una molecola organica che si chiama azadirachtina. Questa molecola esplica la sua azione sui parassiti target, interferendo con diciamo i processi di sviluppo, di crescita dell'organismo, e in particolare ha una forte azione fagorepellente. Fagorepellente vuol dire che induce a inappetenza, e quindi questi insetti sentiranno meno il bisogno di nutrirsi. Questo è un fattore molto importante nel controllo degli afidi, cioè, per farvi capire quanto mangiano gli afidi, pensate che le fattrici, cioè le femmine, anche durante la riproduzione non smettono di mangiare. Questi insetti ingurgitano una quantità di linfa incredibile, soprattutto se rapportata al loro piccolo peso corporeo. Ci sono grandi vantaggi nell'utilizzo di un prodotto a base di olio di neem come questo. Il primo è che è un prodotto biologico compatibile con agricoltura biologica, quindi non andiamo ad utilizzare un qualche tipo di molecola chimica. Secondo grande vantaggio è che ha l'azadirachtina ha un'azione non solo insetticida, ma anche nematocida, quindi agisce contro alcuni nematodi, e acaricida, quindi va a combattere anche il ragnetto rosso, gli acari. Vi ricordo sempre che gli acari non sono degli insetti, sono degli aracnidi, quindi un acaro, un ragnetto rosso, è più strettamente imparentato con un ragno che non con un afide. Se vi interessa, possiamo riconoscere gli acari dal fatto, distinguerli più che altro dagli insetti, dal fatto che hanno 4 paia di zampe, quindi 8 zampe in tutto, e il corpo non è diviso in 3 parti, ma è il più delle volte diviso in 2 sole parti. Altro vantaggio è che l'azadirachtina, questi prodotti, hanno un'efficacia traslaminare. È una parola che sembra difficile, ma ve lo spiego, è molto semplice. Vuol dire che questo principio attivo, una volta asperso sulla chioma della pianta, non si limita semplicemente a depositarsi sulla superficie delle foglie, dei germogli, dei fiori, ma entra un pochino anche all'interno della lamina fogliare. Questo ha un interesse relativo nel caso degli afidi, ma se dobbiamo combattere ad esempio delle larve, dei bruchi che vi mangiano le foglie, questa azione traslaminare è particolarmente efficace. Addirittura, laddove viene assunto dalla pianta per via radicale, quindi applicato nell'acqua di bagnatura o comunque nel terreno, questa molecola ha un effetto parzialmente sistemico, e vi spiego anche cosa vuol dire sistemico. Sistemico significa che la molecola di, in questo caso, azadirachtina, viene incorporata, viene bevuta in qualche modo all'interno della pianta, va in circolo nei vasi insieme alla linfa, e quindi nel momento in cui, anche dopo giorni dall'applicazione, magari dopo che ha piovuto e quindi magari il prodotto è stato dilavato dalla superficie delle foglie, beh, nel momento in cui l'afide affonda lo stiletto per andare a bere la linfa o i succhi cellulari, tira dentro il suo corpo l'azadirachtina e quindi si avvelena e viene sconfitto. Ci sono poi sicuramente dei vantaggi di ordine
ecologico, diciamo. In primis, la bassa tossicità, è considerato praticamente non tossico per l'uomo e per tutti i vertebrati, compresi i pesci. Ha inoltre un basso impatto ambientale perché è molto selettivo e non va quindi a disturbare l'entomofauna utile come ad esempio le api. In più ha una bassa persistenza anche nel terreno, dura pochi giorni. Vi direi però una bugia se vi assicurassi che con questi metodi naturali o comunque consentiti in agricoltura biologica si riesca sempre a debellare anche delle infestazioni piuttosto consistenti del parassita, e in questi casi è opportuno, per debellarli il prima possibile, ricorrere a una lotta di tipo chimico, facendo ovviamente attenzione all'utilizzo di questi prodotti. Possiamo utilizzare ad esempio un insetticida per contatto, questo è un pronto uso. Se avete tante piante, economicamente vi conviene acquistare un prodotto concentrato da diluire. Questi prodotti di solito hanno dei principi attivi abbastanza noti, questo è a base di deltametrina. Insetticidi, dicevo, per contatto. Cosa significa insetticida per contatto? Vuol dire che non hanno un'azione, come prima dicevamo, traslaminare o sistemica, ma il principio attivo si ferma sulla superficie della foglia o del tessuto che siamo andati a trattare. Questo va abbastanza bene nel caso degli afidi perché, come abbiamo detto, sono degli organismi poco mobili, tendono a stare lì dove sono a mangiare. Questi prodotti, per essere efficaci, devono avere una gocciolina che va a toccare, ecco perché si chiamano di contatto, che va a toccare l'organismo target, in questo caso l'afide, che in questo modo poi si avvelena, tra virgolette. Questi principi attivi di solito agiscono come delle neurotossine e paralizzano e uccidono l'afide. Possono essere anche assunti dall'insetto per ingestione, quindi un qualsiasi altro insetto fitofago mangia la foglia su cui c'è depositata la gocciolina di insetticida per contatto e anche lui viene avvelenato. La deltametrina e gli insetticidi per contatto in generale hanno un'ottima efficacia, hanno un alto potere abbattente e si dicono essere di largo spettro, cioè vanno a colpire un ventaglio piuttosto ampio di insetti. Ahimè, purtroppo vanno a colpire anche la fauna utile. Cerchiamo ovviamente di affrontare con intelligenza questo discorso della lotta chimica, cioè esistono miliardi di ettari di colture che vengono trattate con molecole di tipo chimico, con insetticidi. Purtroppo al momento non c'è ancora una strategia più efficace, ma si stanno facendo dei grandi passi avanti. Questo per dire che non sarà il nostro cespuglio di rosa trattato con la deltametrina a provocare un disastro ambientale. Personalmente cerco di utilizzarli quando gli altri metodi non hanno funzionato o quando mi sono accorto troppo tardi dell'infestazione e quindi vado ad operare su una pianta che è già gravemente colpita. Per chiudere lo spettro dei possibili metodi di lotta agli afidi, ho qua con me anche un prodotto insetticida, questa volta completamente sistemico, quindi è un prodotto che andiamo a spruzzare sulle foglie della pianta malata. La pianta incorpora al suo interno questo principio attivo, lo manda in circolo insieme alla linfa e tutti gli insetti fitofagi che si trovano a mangiare il vegetale vengono colpiti. Anche qua si parla di neurotossine che conducono l'animale a paralisi e a morte. Per utilizzare in maniera corretta questi prodotti chimici, sia gli insetticidi per contatto sia gli insetticidi sistemici, è bene sapere un attimino come operare. La pianta non va lavata con getti di queste soluzioni, è sufficiente due spruzzatine, nebulizzare un attimino la chioma di queste piante e vedrete che loro riescono ad incorporare, come dicevamo, questa tossina, questo principio attivo all'interno dei propri vasi linfatici, nel caso ovviamente di insetticidi sistemici, o comunque riusciranno a mantenere per un tempo sufficientemente lungo il principio attivo sulle lamine fogliari o sui boccioli, sui germogli, nel caso degli insetticidi per contatto. Io avrei concluso questa panoramica dei prodotti che ci possono aiutare a combattere gli afidi sulle nostre piante.
Non ho voluto trattare rimedi homemade tipo macerato di ortiche, cose fatte con l'aglio, scaglie di drago e occhi di tritone. Il web è zeppo di questo tipo di soluzioni. Probabilmente qualcuno di voi le ha provate e ha trovato anche una certa efficacia. Io personalmente non ho mai trovato una grande efficacia in queste soluzioni ed è anche il motivo per cui in ambito professionale, nei vivai, si deve ancora spesso ricorrere alla lotta chimica o comunque alla lotta integrata e non si usa il macerato di ortiche per togliere gli afidi dalle piante ornamentali. Bene amiche e amici, io finisco qua la panoramica su questo parassita che sicuramente nelle settimane primaverili vi capiterà di incontrare. Spero di avervi dato delle informazioni utili. Se volete condividere qua sotto nei commenti la vostra esperienza, a me, sapete, fa sempre tantissimo piacere, imparo sempre qualcosa anche io. Ho comunque approfondito un pochino l'argomento per chi fosse curioso, come dicevo qua sotto vi lascio il link al post nel nostro blog. Io vi ricordo che i prodotti che abbiamo presentato li trovate tutti sul nostro shop online venditapianteonline.it e magari anche questi ve li linko qua sotto. Mi raccomando, se il video è stato di vostro interesse lasciate un mi piace, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, ogni settimana vi proporremo un nuovo bellissimo video sul mondo del verde. Clan Georgici, io dal vivai ora vi saluto, torno a lavorare e ricordatevi che il nostro hashtag è sempre lo stesso, Make the Jungle. Alla prossima settimana!